come in altre situazioni in cui ci stanno dei festeggiamenti, questa mi sembrava veramente la cerasa sulla torta per poter fare qualche cosa per questi due ragazzotti e soprattutto e più che mai per Andrea, che mi guarda con gli occhi sbarati, dice: ma chi è sto matto? Logicamente questa declamazione si chiama Andrea. Cari amici e cari amiche, gente che mi riconosco, come in altre situazioni, ecco qua sto di Molosco, travestito da romano, mo vento non par di rime, fatto in modo che a tutt'oggi in cese debba date prime. Questo 16 dicembre non si potrà più scordare per la gioia che ha portato e per la felicità, quello già sappiagne. Che sì, Davide, già prima mi sembrava un po' scocciato, ma le cose sono cambiate, perché a poco che è sbroccato. Che domenica, ragazzi, proprio pochi mesi fa, la famiglia è aumentata, mo c'è sta st'altra unità. Siete in quattro e ci ripenso, e ci resta un po' n'impasse. Me sa solo De Valerio oramai c'è da fidarsi. Ereno! Quasi le 10 quando che è sortita Andrea, con quel viso e con quell'occhio se può dire che era una dea. Si la guardi quando dorme, tutta bella patatona, non ci pensi ai 4 chili di sta gnocca pacioccone. Ma come sono fatta? Oh, 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 sta attenta però, Quando è nata? Quanta gioia, quante lacrime sull'occhio, mamma stava a delirà! Dai a fuori, attento ai blocchi! Tutta questa cosa ti stai Davidino! Stava pisca come in coscio di presciutto, rivedeva senza posa! Son pazzino! Ma bene! Levate il dito! Il prossimo video è pronto e cibo. 4 chili di ragazza, ci si può pure impazzì. Puro Daria me l'ha detto, soprattutto a partorì. Ma a sto punto c'ho una cosa che non vorrei perdere di vista. E se Andrea quando che è grande che diventa romanista? Certo è che mo che cresce già se sa come diventa. C'ha una madre che si sbrocca, pure Tyson si spaventa. C'ha sto padre che non è un professore alla Sorbona, quindi io già ce lo so, pensa tu sì che è coattona. Prima che sortisse fora, già l'amore si sentiva. E ci fu puro Valerio che qualcosa percepiva. Quando che segnò un bergò, venne subito da te, quindi te baciò la pancia e disse: c'è stato pure il bot, eh? Sì, ne ho giunti ai giorni nostri al trionfo dell'amore. Si l'appoggi sulla panza, senti il battito del cuore. Poi capì in un istante la bellezza della vita, soprattutto se si addorme e ti stringe un po' le dita. Dai! Poi c'è un nome che non è un qualcosa che si scorda, è una botta di memoria, chi è che non se la ricorda? In persona una presenza sempre qui, ferma sul cuore, che ve sta sempre vicino e che ve dà sempre calore. Anche lei magna e sorride ed è già fa le capriole, anche lei contagia tutti e decide quel che vuole. Solo quando ti avvicini, perché tu la vuoi baciare, apre tutta quanta la bocca, perché lei pensa a mangiare. Perché il video nulla ha visto mentre prende il biberon, si capisce che si mangia, non ci so Cristi o Madonne. A rimani sconcertato manco che già andasse a scuola, ne era lei che se lo reggeva e anche con una mano sola.
Mo però finisco tutto, non vi state a preoccupare. Non vi rompo più i coglioni e me dovete da scusare. Ma nell'ultima occasione in cui noi ci siamo visti, siamo stati ben pochetto, tutti con l'occhietti visti. E qua invece in questo giorno c'è da ridere e festeggiare, ancor più dopo la coppa di qualche giorno fa. E benvenuto a tutti quanti a essere un po' una voce sola nel gridare senza patemi, rudi e sempre a squarciagola, che per tutta sta famiglia tanta gioia sempre duri. Quindi benvenuto Andrea e a voi tutti tanti auguri. Sentirci per sangrante, non capisci in cazzo.